Ah, vi racconto la bellezza, oggi parliamo di calcio azzurro e lo facciamo con un secolo d'azzurro al Commetto dei Teatini a Lecce, Sergio Brio. Beh, credo che l'abbiate riconosciuto tutti. Ciao Sergio, ben tornato a Lecce, torni sempre volentieri, no? È la mia città, non posso dimenticare dove sono nato e dove ovviamente ho vissuto per 18 anni da piccolo e con tutta gente che conosco, e quindi è casa mia. Senti, un secolo d'azzurro, la storia della nazionale italiana di calcio, tu che sei un commentatore Rai, che sei stato tanti anni e hai vinto tantissimo in bianco nero e non solo, cosa provi quando parli di nazionale, di azzurro, cosa si può provare? Beh, io ho questa sensazione, non l'ho mai provata perché ho giocato soltanto nell'Olimpica e anche nella Juniores, però lo vedevo negli occhi dei miei colleghi, 8-9 nazionali, certo, nella Juventus, che quando tornavano ci raccontavano di queste storie, delle partite, di questa maglia che è importante, che ha fatto innamorare tutti gli italiani, vincendo nel 34-38, nel 1982 e nel 2006. Quindi grandi traguardi, grandi soddisfazioni, grandissimi campioni. E quindi devo dire che è una storia importante, una storia che ha fatto innamorare ovviamente tutti gli italiani. Buona parte della tua Juventus giocava in nazionale. Chi era il compagno di squadra che se la tirava di più e invece quello con cui andavi più d'accordo? Degli azzurri, intendo. Beh, che se la tirava di più nessuno, perché eravamo tutti amici, perché ho avuto la fortuna di giocare con grandissimi campioni che si mettevano a disposizione della squadra, e quindi non la facevo sentire questa bravura. Però devo dire che ovviamente ci hanno dato grandissime soddisfazioni. Senti, la nazionale, Sergio, in questo momento vive un passaggio difficile tra l'europeo, l'eliminazione del mondiale e adesso la Nations League. Come vedi la situazione? Beh, la situazione è buona, anche perché un anno fa si parlava della vittoria anche degli europei e poi c'è stata la delusione dei mondiali, però credo che Mancini sia sulla strada giusta. È un allenatore che cerca anche di scovare dei giovani importanti, dei giovani che hanno bisogno di giocare, di fare esperienza, ma questo lo dovrebbero fare più le società di appartenenza che l'allenatore. Quindi credo che abbia fatto un buon lavoro, non è stato fortunato per la qualificazione in Qatar, ma credo che sia sulla strada giusta. Dei quattro mondiali che ha vinto l'Italia, quello che secondo te è più orgogliosamente importante, qual è stato? Tu ovviamente ne hai vissuti due. Dopo il dopoguerra credo che sia quello dell'82. Quindi che l'82. Ha fatto infiammare l'Italia, ecco, con un grande successo. Il più bello di tutti è quello. Ovviamente con grande soddisfazione, ma non bisogna trascurare neanche quello del 2006, che è un altro mondiale, però... Ma guarda, poi tutte le vittorie sono belle, vanno per generazione. Senti, chiudiamo con un'ultima domanda che riguarda invece il tuo ruolo di commentatore Rai. Adesso sei passato dall'altra parte, no? Sei passato dall'altra parte, quest'anno hai, diciamo così, portato anche con la tua voce il Milan giovane a vincere il campionato. È la prima volta che succede, Sergio, che la squadra più giovane vinca il campionato. Sì, e adesso sono in convalescenza. Ah. Perché mi sono operato tutte e due le ginocchia, quindi ancora per un po', spero. Beh, domani di poter rientrare, e quindi io, se voglio parlare del campionato, devo dire che devo fare i complimenti a Pioli, perché sì, ha fatto veramente un grandissimo lavoro giocando, vincendo con una squadra giovane, esatto, che all'inizio non davano nessuno per vincitrice. Però devo dire, se vogliamo vedere la situazione tecnica, per me l'Inter era una squadra più forte tecnicamente, sì, però il Milan ha avuto quella continuità che serve per vincere un titolo italiano. E chiudiamo con il tuo Lecce, perché è successo quello che ha fatto il Milan, è successo a Lecce. Anche il Lecce ha vinto con la squadra più giovane del campionato, una rivoluzione. In A e B vincono le due squadre più giovani, Sergio, non era mai successo. Ma Lecce ha vinto perché era la squadra più forte. Se andiamo a esaminare tutto il percorso del campionato, mi sembra che Lecce abbia fatto un percorso magnifico, con dei giocatori che sono di categoria, e credo che ha vinto meritatamente, perché vincere come primo posto non è Quindi si può fare calcio e vincere anche senza spese esorbitanti, sì, lo dimostrano entrambi. La serie B è un'altra cosa. La Serie B è una cosa. La Serie A è un'altra. Gli auguri allora di Brio al suo Lecce. Chiudiamo. Intanto il Lecce per me, sono solo tifoso fin da piccolo, non posso dimenticare il Lecce, quindi è sempre la mia città e non potrò mai dimenticare. Grazie Sergio, buona continuazione con un secolo di azzurro. A Mauro,
La mostra Un secolo d'azzurro continua nel chiostro dei Tatini con questa conferenza che vedete alle mie spalle, a cui partecipa il presidente regionale Tisci, partecipa Sergio Brio, ha partecipato Corrado Liguori, vicepresidente del Lecce, e tanti altri uomini di sport. Questa mostra si fermerà qui a Lecce per qualche giorno, visitarla è davvero un'esperienza unica, rivivere attraverso le maglie, i ricordi, le foto, anche i palloni, c'è il pallone del primo mondiale vinto dall'Italia di Vittorio Pozzo, è un'esperienza straordinaria, veramente da fare, e tutto questo per me significa bellezza. Tifare per la propria nazione attraverso la squadra di calcio che la rappresenta nel mondo è qualcosa di bello, che si può esprimere soltanto attraverso le emozioni, sia esse positive che a volte anche negative. Fa parte del calcio, fa parte dello sport e fa parte anche della vita. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al mio canale Bruno Conte Riva, vi racconto la bellezza, e riceverete tutte le prossime puntate di questa trasmissione. Grazie di cuore per avermi seguito, alla prossima.